Buona Pasqua, Santa Pasqua a tutti dal carcere ideale. Idealmente abbiamo vissuto questa settimana santa accompagnati dal cappellano Padre Carmelo Di Giovanni nelle carceri. E noi oggi vogliamo ancora stare nelle carceri, che è sempre un luogo di dolore, un luogo di passione, ma è anche un luogo di speranza, un luogo di risurrezione, di rinascita. Quante persone, quanti ragazzi, quante ragazze, dopo l'esperienza del carcere, rinascono, cambiano vita. Voglio leggervi questa poesia che proprio un detenuto ha scritto a Padre Carmelo. Solo tu puoi far risplendere la notte, solo tu puoi illuminarmi il cammino, solo tu puoi darmi l'amore che ho sempre sognato e mai avuto. Solo tu sei la mia salvezza, solo tu sei la mia vita, Signore. Parole di un risorto, parole di chi ha ritrovato la speranza dopo la disperazione, dopo la sofferenza, il peccato, la fragilità e la solitudine. Ma vi sono decine di lettere scritte a Padre Carmelo in cui emerge il desiderio di fare Pasqua. Per esempio il desiderio della libertà. Cos'è la Pasqua se non il passaggio, la liberazione? Come diciamo noi, dall'Egitto alla terra promessa, la liberazione dalla schiavitù, dal peccato, alla vita di speranza, alla vita d'amore. Pasqua è libertà per tutti. Ascoltiamo ancora questo anelito di libertà contenuto in una lettera scritta sempre a Padre Carmelo. Questo detenuto scrive: desidero la libertà come un bambino che piange quando vuole la mamma, ma uscirò da questa fogna. Ho 20 anni e ho una vita davanti a me. Metterò la testa a posto, una volta per tutte, perché io non sono nato per morire in prigione. Oggi è una bella giornata di sole, gli uccelli cinguettano felicemente sugli alberi e i gabbiani volano nel cielo azzurro. Caro Padre Carmelo, in questo momento sono invidioso della loro libertà. Magari essere libero come loro. Vuoi sapere l'ultima? Inizio a scrivere di nuovo questa lettera dopo 3 giorni perché mi trovo dentro al settore segregato del carcere dove si inviano i detenuti in punizione perché sono scappato dalla prigione. Sì, dalla prigione e mi hanno arrestato alla stazione dopo di 2 ore. Sono stato libero per 2 ore, ma sapevo che mi avrebbero riportato in prigione. E vedete come questo ragazzo fa esperienza di 2 ore di libertà, poi torna in carcere e desidera la libertà. Vi è poi, potrei citare tante cose, ma veramente ho l'imbarazzo della scelta. L'unica cosa che mi dà forza è il pensiero che quando uscirò non mi bucherò più, non perché mi faccia schifo l'eroina, ma proprio perché non mi posso permettere di sprecare del tempo che fino ad ora, tra ospedale e carceri, mi ha reso infelice e molte volte di reazioni. Il mio scopo non è l'eroina, il mio scopo è la vita, il mio scopo è l'amore. E quando tradisci queste cose, tradisci la tua vita. Sono auguri un po' insoliti, ma mi piace farveli, perché tutti possiamo passare dalla indifferenza all'amore, perché tutti possiamo passare dalla violenza alla pace, perché tutti possiamo passare ad una vita più semplice, più vera, in cui ci mettiamo più amore. Buona e santa risurrezione a tutti. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.